Una buonasera a tutti voi e ben ritrovati con Filo Diretto questa sera speciale Vinitaly 2015, diamo un segnale positivo al nostro paese, arriva proprio dal Vinitaly, non perdiamo tempo, presentiamo subito gli ospiti, poi avremo delle tabelle, delle interviste, insomma puntata veramente interamente dedicata all'agricoltura, ma non solo. Io ringrazio e saluto l'onorevole Paolo Cova del Partito Democratico, una buonasera, grazie mille. Grazie, buonasera a lei e a tutti i telespettatori. Se si parla di agricoltura non può mancare la nostra Paola Santeramo, direttrice della CIA di Milano, Lodi, Monza, Brianza. Buonasera Paola. Buonasera a tutti voi. Ringrazio e saluto il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale della Lombardia, Claudio Pedrazzini. Grazie mille, buonasera. Buonasera Paola, buonasera a tutti. Ringrazio Paolo Pizziol per l'azienda Villa, buonasera. Grazie, buonasera a tutti voi. Lo sapete, no? Quando parlo di agricoltura, di Vinitaly, insomma, quando si parla di cibo con me non può mancare. Mi posso avvicinare, Dario? Eccolo il nostro Sandro, buonasera Sandro. Buonasera a tutti. Questo venerdì sei ancora qua con noi. Cosa ci prepari? Pensavamo di abbinare del riso, sì, con della salsiccia e del vino, naturalmente parlando di Vinitaly, con del Villa, per cui vediamo. Vediamo. Speriamo, insomma. Speriamo, come sempre. Speriamo. Noi tentiamo, no? Facciamo questi tentativi che ovviamente poi la Santeramo e chi si siede da quella parte deve provare, quindi Cova, vero? Proverà, degusterà il nostro Pedrazzini. Assaggeremo tutto. Assaggerete tutto. Io mi sposto, passo davanti, perché andiamo ovviamente a presentare i prodotti, i veri protagonisti. Io ringrazio e saluto Anna Papetti, azienda agricola San Francesco. Buonasera. 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 Sì. Ringrazio e saluto, mi sposto, posso? Sì? Passo davanti. Ringrazio e saluto Stefano Mapelli, azienda agricola Mapelli. Buonasera. Buonasera. E ringrazio e saluto Adriano Guidone, pasticceria La Dolciaria. Buonasera. Buonasera. Tantissimi, tantissimi prodotti. Ricordo la possibilità di interagire con la nostra email, filodiretto@canalitalia.it. Grazie Paolo, bravissimo. Potete scriverci anche sulla nostra pagina Twitter, la leggete pn-canalitalia, e anche sulla nostra pagina Facebook, Filodiretto Canale Italia. Del resto Sandro Passerini tutti i giorni twitta e commenta quello che noi diciamo, vero? Benissimo. E anche sì, Paola Natali Canale Italia. Insomma, raggiungeteci come volete per chiedere anche al nostro Sandro le ricette. Parliamo di Vinitaly, un Vinitaly importante quello di quest'anno, con grandi numeri, grandi risultati. Io direi prima lanciamo proprio il servizio, un servizio che riguarda il turismo, ma non solo, Expo 2015. Sentiamo. Se c'è una cosa per cui l'Italia non è seconda a nessuno, è la sua storia e grazie ad essa, e non solo, il bel paese resta uno dei crocevia fondamentali del turismo mondiale. Un settore che vale il 10% del PIL nazionale e impiega oltre 2 milioni di persone. Dai dati recentemente diffusi dall'Osservatorio Nazionale del Turismo, l'incasso del comparto nel 2013 è di 33 miliardi di euro, un miliardo in più rispetto al 2012. In vetta per gli incassi ci sono quattro regioni, Lazio, Lombardia, Veneto e Toscana, che incassano da sole il 60% del totale. Comparando però i dati con paesi esteri, l'Italia, secondo la classifica mondiale per arrivi internazionali, è scivolata al quinto posto dopo Francia, Stati Uniti, Spagna e Cina. Dunque, per tornare in vetta, quale occasione migliore se non Expo 2015? 20 milioni di potenziali visitatori, se non di più, di cui tra i 6 e gli 8 in arrivo dall'estero. Numeri da record. Dal 1 maggio per 6 mesi fino al 31 ottobre, Milano sarà un continuo via vai di turisti. Cifre importanti non solo per l'evento in sé, ma anche e soprattutto per il paese. L'uscita dalla crisi economica e il rilancio dell'occupazione potrebbero passare anche da qui. E mai come in questo periodo c'è bisogno per tutti di sfruttare i punti di forza del nostro paese. E poi ci sono i giovani, fetta di turismo difficile da conquistare, ma su cui Expo punta con decisione, sia per attrazione sia per impiego. I numeri che l'esposizione mondiale porta con sé possono infatti verosimilmente offrire occasioni e sbocchi professionali per tutti, giovani ma anche meno giovani. Insomma, un'occasione che non capita spesso e che, se correttamente sfruttata da un paese con un potenziale del settore del turismo come l'Italia, può davvero ridare spinta all'economia e rilanciare l'Italia ai vertici delle classifiche internazionali, ovvero dove merita di stare. Ovviamente
fondamentale quando si parla di turismo, di Expo, offrire un qualcosa di serio e di concreto, e quando arrivano, no, dall'estero, la prima cosa è il cibo, no? L'importanza del cibo. Vinitaly, fondamentale per quanto riguarda il settore appunto del vino nel suo complesso, pensate, un settore che vale oltre 10 miliardi di euro, cifre importanti che oggi per la situazione quella italiana possono e devono fare la differenza. Onorevole Cova, cerchiamo di fare qualche parallelismo, no? Che cosa vuol dire oggi avere il nostro paese, manifestazioni come il Vinitaly, ma non solo, rispetto ad esempio anche alla Borsa Internazionale del Turismo, dobbiamo ricordarla, e altre manifestazioni che invece vengono fatte all'estero. Siamo in grado noi italiani di sfruttare a pieno il patrimonio enogastronomico del nostro paese? Onorevole Cova. Ma la manifestazione di Vinitaly è una manifestazione veramente grande, è un esempio che dovrebbe essere presa un po' da tutto il settore dell'agricoltura. Penso poi in particolare a quello della zootecnia e quello dell'allevamento da latte. È una manifestazione che regge soprattutto sul sistema internazionale. Chi ha avuto modo di andarla a vedere rimane veramente stupito dalla capacità di promuovere il proprio prodotto e dalla capacità anche di attrarre le persone, di far capire anche le varie regioni, le varie zone, i vari territori cosa riescono a offrire. Questo è un esempio che, l'ho citato in altre occasioni, è stato fatto dalla Francia facendola a Parigi. In Italia c'è questa manifestazione che è veramente fatta bene, dovrebbe essere seguita proprio da tutto il comparto, perché promuovere il proprio prodotto in questo modo poi ha una ricaduta su tutto il settore. Paola Santeramo, come direttrice della CIA, secondo lei le aziende oggi sono concretamente valorizzate? Cioè oggi il produttore riesce a far valere sul mercato il proprio prodotto? Poi entriamo nel tema vivo, che è quello dell'etichettatura, che però riguarda tutti, no? Soprattutto voglio sentire anche Villa, cosa vuol dire produrre un vino piuttosto che ovviamente tutti gli altri ospiti. Santeramo. Facciamo un passo indietro, intanto parliamo di promozione e di valorizzazione, e non può essere lasciata alle aziende agricole singolarmente questa azione, che è molto importante, molto onerosa, e quindi qui deve entrare in campo il sistema paese. Le istituzioni devono assolutamente supportare in questa azione di valorizzazione e promozione. Quindi manifestazioni come quelle del Vinitaly o come l'essere presente nelle fiere internazionali. Si parlava di Parigi, dove il nostro paese non si è presentato o si presenta in ordine sparso. Questo è un danno alla valorizzazione e alla promozione dei nostri prodotti. E vediamo proprio dalla regia la tabella che riguarda i numeri, tutti i numeri di Expo, la leggo insieme a voi dallo schermo, grazie mille Paolo. Per quanto concerne appunto il tema di Expo 2015, il tema è nutrire il pianeta, energia per la vita. Ognuno dei paesi partecipanti è chiamato a proporre soluzioni rispetto alle grandi sfide legate alle prospettive dell'alimentazione. Milano si è aggiudicata la possibilità di ospitare l'esposizione universale, lo ricordiamo, il 31 marzo del 2008, vincendo il ballottaggio con Mirne. Dal 1 maggio al 31 ottobre 2015 in programma 184 giorni di eventi, 145 paesi partecipanti, un sito espositivo di 1 milione di metri quadrati per ospitare gli oltre 20 milioni di visitatori previsti. Insomma, i dati sono dati che devono fare riflettere se siamo poi anche pronti, no, ad ospitare un'ipotesi di 20 milioni di persone. Dopo i tanti episodi di corruzione legati a Expo, il maggio 2014 Renzi ha nominato il magistrato Cantone a capo di un'authority anticorruzione. Allora Pedrazzi, lei è capogruppo in Regione Lombardia, quindi insomma in prima linea per quanto riguarda Expo. È fondamentale analizzare questi dati proprio per capire che cosa vuol dire fare accoglienza, e per capire poi, grazie, non so se saranno 20 milioni, però se ci rimarrà qualcosa nel nostro paese, se rimarrà qualcosa poi giustamente anche alla Regione, perché abbiamo visto, insomma, di spese ce ne sono e non mancano, visto insomma per quanto riguarda sia le infrastrutture che altro. Beh, io partirei dicendo che Expo non deve essere vissuta solo come il grande appuntamento che partirà dal 1° di maggio qui in Lombardia, a Milano, in Italia, ma Expo dovrà essere una rivoluzione culturale, proprio come già indicato dai colleghi precedentemente. Cioè, noi dobbiamo cogliere l'opportunità che Expo ci offre per presentarci al mondo in questa straordinaria occasione, in questa vetrina dove milioni di visitatori arriveranno, ma dove l'immagine dell'Italia si presenterà in uno dei temi principali, che è l'alimentazione, e dove l'Italia è davvero al vertice anche della sicurezza alimentare mondiale.
per dimostrare che la qualità dei nostri prodotti è l'eccellenza e ci può dare davvero una prospettiva futura negli anni per poter davvero raccogliere le opportunità che Expo ci pone. Cioè non solo il passaggio quotidiano dei turisti che arriveranno, potranno apprezzare, potranno acquistare, ma gli investimenti futuri e le istituzioni giustamente dovranno supportare le aziende. Il fatturato, abbiamo parlato di Vinitaly, il fatturato del comparto, diceva lei Paola, è superiore ai 10 miliardi nel 2014. Di questi 10 miliardi, che sono quasi 11 miliardi del fatturato della produzione vitivinicola, più di 5 miliardi vanno all'esportazione. Il 2015 ha una stima di aumento di questi dati dell'esportazione a 5 miliardi e mezzo. Però noi siamo il primo paese che esporta in quantità di ettolitri di vino prodotto, ma non corrisponde la quantità alla qualità e al prezzo, perché paradossalmente la Francia esporta meno ma fa pagare di più il proprio prodotto. Come dire, lo faccio apprezzare meglio perché ne faccio apprezzare la qualità, e noi su questo dobbiamo batterci, perché anche l'aspetto, per esempio, che l'agricoltura italiana è la prima agricoltura per quantità di agricoltori biologici nel contesto europeo è significativo. Noi qui abbiamo una tradizione elevata di prodotti di qualità, DOP, DOC, di prodotti tradizionali regionali che ci vengono invidiati. Expo dovrà essere la vetrina su cui far conoscere davvero tutta la grande produzione, la grande differenziazione, la grande qualità, la sicurezza dei nostri prodotti alimentari, che rappresentano la certezza, l'attrattività da portare in tutto il mondo. Allora, tornando al Vinitaly, adesso do la parola a Pizzol, è interessante capire un attimo le cifre, no? Oltre 200 gli espositori, in aumento gli espositori stranieri, questo è uno dei dati del Vinitaly 2015, tra i quali appunto Francia, Svizzera, Stati Uniti, Taiwan, e Germania. No, torniamo a me, dopo vediamo la tabella. Allora, il punto è questo, Pizzol, lei rappresenta il Vinitaly, tantissime persone presso il vostro stand. Quali sono state le principali richieste? Perché a me interessa capire, quando arrivano i buyer, che cosa vi chiedono, e quando arriva invece il consumatore, perché del resto il Vinitaly lo sapete, no? Aperto al settore, ma aperto anche al pubblico. E da lì la mia domanda: ho visto tanti giovani, perché sono venuta lì al Vinitaly, no? Come sempre voglio vedere le cose, mi sono accorta tanti giovani che facevano anche domande, insomma, interessanti, no? Non era solo il discorso di andare a degustare, ma di conoscere il prodotto. Pizzol. Sì, parlavamo prima di qualità, di sistema. Ecco, la Franciacorta sicuramente ha avuto una grande attenzione, un grande interesse, perché ha saputo unirsi, ha saputo lavorare su un progetto comune, che era quello di promozione dell'area, del territorio, e soprattutto puntando sulla qualità dei prodotti. Oggi c'è grande interesse a trovare prodotti di qualità, si va alla ricerca delle eccellenze, si va alla ricerca di prodotti che abbiano qualcosa da raccontare, che ci sia anche un territorio dietro un prodotto, quindi dove effettivamente c'è la possibilità di legare la bottiglia a un messaggio che si vuole trasmettere. Chi viene a cercarci al Vinitaly viene proprio perché vuole scoprire questi prodotti, vuole avere l'opportunità di assaggiarli e magari la possibilità poi di lavorare assieme a noi. Spesso è gente preparata, documentata, che si informa prima, che arriva già con un programma, e quindi quando viene sa già cosa assaggiare, sa già che cosa chiederci. E devo dire che in effetti sì, anche il visitatore, il consumatore, che al Vinitaly è presente in numero importante, però è un consumatore sicuramente molto più evoluto di anni fa, certo, perché è preparato, è attento, sa cosa sta assaggiando, e quindi diventa veramente un momento anche di scambio e l'occasione per far capire qualcosa di più di quello che stiamo facendo. Chiedo alla regia, Paolo, mi puoi mandare gentilmente la tabella proprio dei numeri che riguardano il Vinitaly del 2015, la leggiamo ovviamente insieme, vediamola in sovraimpressione, grazie. I numeri di Vinitaly 2015, oltre 4.000 espositori, 155.000 visitatori, dei quali 56.000 esteri provenienti da 120 paesi, poco ma buona. A causa del maltempo la vendemmia 2014 è stata la più scarsa dal 1950, ma secondo gli esperti con un'ottima qualità. Quest'anno Coldiretti nel proprio stand ha allestito uno spazio con espositori vini italiani contraffatti. La Santeramo, dopo arrivo dalla CIA, no? 576.000 le bottiglie stappate nei 4 giorni di Vinitaly, per un totale di 2,8 tonnellate di tappi di sughero e 200.000
tonnellate di vetro. Sono numeri che ovviamente no, devono far riflettere. Tra l'altro aggiungiamo proprio che per quanto concerne i numeri del vino italiano, le aziende vitivinicole italiane sono circa 380.000, 23% sul totale delle imprese agricole. Questi numeri devono fare riflettere, devono fare ragionare, e soprattutto poi torneremo sul tema della contraffazione collegandoci invece sull'altro tema importante che è l'etichettatura. Come sempre noi la sera dobbiamo mangiare quando c'è Passerini, non si sa che cosa, ma qualcosa mangeremo. Cosa prepariamo? E questo risottino qui abbiamo messo il nostro brodo vegetale. Come l'hai fatto? Vegetale. Noi facciamo non solo brodo, è un prodotto che maciniamo. Ah, l'hai fatto tu? Sì, noi lo produciamo, per conto anche, l'abbiamo ritirato. Adesso Sandro sparisce, no? Come i migliori giochi di prestigio, no? Dopo anni e anni il nostro Sandro, eccoci qua. Ah, l'abbiamo ritirato. Vediamo. È non solo brodo, con noi Baronchello lo produciamo noi, per conto suo. Cosa è un preparato di brodo. Allora io leggo adesso l'etichetta. Dov'è la camera? Bravo, questa. Qua, leggiamo l'etichetta. Allora, 70% di verdure, sedano, carote, zucchine, pomodori, cipolla, aglio, prezzemolo, basilico, salvia, rosmarino, alloro, fecola di patate, sale, formaggio lodigiano, olio extravergine di oliva. Quindi veramente una cosa... È molto completo, buon gustoso, non c'è dentro, come si vede, né glutammato né lieviti, per cui per l'intollerante sia glutammato che lieviti. Ah, una bella idea questa, Sandro. Può essere... E quanto rimane conservato? No, degli anni, fondamentalmente. Noi gli diamo un anno. Una volta che lo apro... Ma tenendo conto che c'è dentro il 20% di sale, vuol dire che è sanissimo, cioè non si riproduce nulla all'interno con una concentrazione così elevata di sale. Ho capito. Per cui quando, ma una volta aperta noi speriamo che viene consumata. Sì, però se non abbiamo questo prodotto prendiamo un po' di sedano. Un po' di erbe, un po' di verdure. Sì, le erbe aromatiche anche, le sedano, le patate anche, le mettiamo dentro il nostro brodo. Va bene, abbiamo fatto il brodo, Poi facciamo soffriggere la nostra cipolla con un goccino di olio extravergine d'oliva. Cambiamo la padella. Cambiamo perché ormai qui diciamo che adesso è quasi pronto. Adesso salteremo in aria, probabile, sì. Eccoci, la padella pulita. Potenti mezzi di Sandro Passerini. Aspetta che tolgo, cos'è che vi dà fastidio a riprendere? Vai te? No, tutto, ecco. Vai, il nostro goccino d'olio per il nostro soffritto della nostra cipolla. Come facciamo a tirare su questo tagliere? Lo tiriamo su. Aspetta. No, se no facciamo così. Ma bisogna aspettare che soffrigga l'olio, però. Vabbè, poi cosa facciamo? Pazienza. Mettiamo la salsiccia? No, no, dopo, non facciamo la salsiccia, detto, dopo. Perché facciamo soltanto Pedrazzini, il capogruppo, non mangia, è vegetariano. Vabbè, tutte le volte. No, cioè, abbiamo detto, Sandro, non discutiamo, abbiamo detto che lo facciamo, dopo tutto, aggiungiamo la salsiccia. Benissimo. Ecco, ma facciamo con la nostra scamorza. No, io non decido nulla. Eccoci, ma... Neanche a casa decido, figuriamo qua. Salutiamo la moglie, la signora Passerini. Come si chiama tua moglie di nome? Mari. Buonasera, Mari. È contenta, secondo me, che sei qua il venerdì sera. Sì, certe volte mi caccia via da casa. Certe infatti volte lo prendiamo noi, Sandro. Allora, Sandro, facciamo soffriggere. Gli ingredienti quali sono? Dov'è la scamorcia? La scamorza ce la dà... Eccoci qua, ce la dà Stefano. Stefano Mabelli. Ci dà la bella scamorzina, che poi Sandro, la scamorza vai in giro da bisogna... solo, no? Non... Prego, Sandro. No, vai. Tu stavi illustrando. Vai. Dobbiamo Sandro. Fare la scelta, no? Ah, il chef non è Sandro che tutta sceglie. Una polemica dei chef che adesso vanno nei mercati a scegliere prodotti, fanno finta, secondo me, comunque va bene. Allora, vediamo qual è la scelta. Quindi facciamo un'ipotesi di Sandro che va e chiede il prodotto. Vai. Perché ho bisogno della scamorza, possibilmente affumicata. Come per dicevo cui... prima, ho la scamorza fresca. Bellissimo. Scamorza Campiano fresca. Così. Con le inquadrature. Come è fatta questa scamorza? È un formaggio a pasta filata. Sì? E viene solo ed esclusivamente la formatura poi, che in questa pezzatura. Sì? Ma... Si parte da un formaggio latte crudo bovino. E il latte da dove proviene? Da noi. Quindi noi siamo produttori di latte. Oh, aspetti che ho la domanda per Cova. Lo sa che l'onorevole Cova è veterinario e si occupa, vero Cova? Sì, è vero. Faccio una domanda che intanto che qua stava bruciando subito tutto, no? Vabbè, buonissimo Santeramo, non si preoccupi. Cova, prego. Una domanda. Eh sì, visto che abbiamo questa scamorza, io sono curiosa di capire che cosa vuol dire mangiare questo piuttosto che un prodotto che arriva, non so, dalla Romania. Beh, è fondamentale sapere il latte da dove proviene, lui l'ha detto, per cui ha chiarito che è la produzione propria, per cui non è prodotto con latte che è stato importato dall'estero oppure ricostituito all'estero e poi importato in Italia, perché l'altro grosso problema della formazione di alcuni formaggi è quello, per cui la riconoscibilità
del latte e della caratteristica del latte è uno degli aspetti più importanti. Allora, facciamo una prova veloce. Sandro, tagliamene un pezzo che faccio provare la scamorza a tutti loro, che così vediamo provare gli ingredienti, no? Certo. Cosa dici? Aspetta, vado a prendere i piatti. Sembra che ogni tanto spariamo dallo schermo. Realmente abbiamo uno studio che quando esco è perché vado a prendere i piatti che Sandro non porta mai. Allora, no, ce li ho quattro. Vabbè, ci servono per dopo, Sandro, mamma mia. Adesso arrivo. Hai dei stuzzicadenti? Le forchettine. Ah, le forchettine, vabbè. Una volta, facciamo la trasmissione aperta, no, ai telespettatori, li invitiamo e mangiano anche loro, no? Portano qualcosa però anche. No, dovevo, ma Sandro, non devono portare, dobbiamo noi far provare i telespettatori. Esatto, cioè Sandro dice, già che ci sono i telespettatori. Vengono nelle aziende agricole, fanno la spesa nelle aziende agricole, portano i prodotti. Ma io invece voglio che il pubblico venga con me qua e facciamo provare, poi se gli piace vengono da te, non è che dobbiamo dire andate a fare la spesa, ma Sandro. Vabbè, un giudizio sui piatti cucinati da te. Esatto. Non solo voi, che tanto vi tocca. Non allora, va bene così, basta, non Sandro, va bene. Mettiamole qua. Fammi facciamo i ah, così ci mi serve un profumino... la davvero? Cioè. Sì, sì. Beh, perché è la cipolla bruciata che ho salvato al pelo io. Non è bruciata, l'hai salvata giusta giusta. È bellissima. Hai portato è le forchettine oggi. Ah, Sandro si è. Allora, proviamo questa scamorza, intanto cerchiamo di capire la qualità, no? Giusto? Che salume sta abbinando bene, che salume possiamo mettere in abbinamento con la scamorza? Vediamo un po'. Cosa mi propone Anna? Che salume? Dopo faccio un piatto a parte. Con la scamorza possiamo assaggiare un salame di questi, uno di questi salami nostrani, che è abbastanza stagionato, è fatto con le carni più nobili del maiale. Cosa vuol dire carni nobili? Perché mi interessa, perché il Sandro ha i maialini felici, giusto? Sono sì. Carni nobili? Cosa sono? Non so. Il fatto del maialino felice che abbiamo parlato più volte è che ma il nostro idolo. Il management all'interno delle aziende, ma tutte normalmente sì. Le aziende che fanno trasformazione hanno un occhio di riguardo verso sì. Il benessere degli animali. Certo. E di conseguenza vengono allevati con delle tecniche e degli spazi più elevati, delle I tecniche innovative sono felici? Sono di aumento dello spazio super, a disposizione. Anche, per davvero? Distrarre. Ma davvero? Sì, certo. Ma questa è una cosa bellissima, cioè spiegatemi sì, bene. Per il benessere animale sono cioè, ormai in tutti gli allevamenti, gran parte davvero? Degli allevamenti, sì. Ci sono delle distrazioni per gli animali. Ma è incredibile, sa che non lo sapevo? Sì, ci sono delle, probabilmente Papa, il veterinario sì, ci sono delle norme per il benessere che esatto, li vincolano. Anche. Però devo dire anche una cosa, perché se non lo spieghiamo ai consumatori, sì. Poi questo non ha senso. Gli allevatori e gli agricoltori sono sottoposti delle volte a delle regole che vengono richiesti dagli stessi consumatori, quelli del benessere nei confronti dell'animale. Questo comporta dei costi per il produttore che però poi non riesce a recuperare quando vende il proprio prodotto. Per cui quando si va a comprare un prodotto bisogna pensare che alcuni allevatori hanno fatto degli investimenti anche per il benessere degli animali. E bisogna giustamente premiarli pagando anche qualcosa in più. Io invito spesso l'onorevole Cova proprio perché è veterinario, no? Quindi mi interessa vedere poi dall'altra parte, no? Che cosa succede. Claudio Pedrazzini perché è sempre in giro per il territorio, va a verificare le aziende e quindi ha stretto contatto con chi produce. Qual è la differenza di quello che sta dicendo l'onorevole Cova a livello di costi? Cioè, produrre questo salame, mantenendo le regole che vi sta dicendo lei rispetto che produrlo e chi se ne frega come sta l'animale, quanto cambia concretamente? Guardi, quanto cambia concretamente questo io non glielo so dire, anche perché noi alleviamo e da una decina di anni a questa parte abbiamo introdotto appunto tutte le nuove normative per il benessere animale e questo ci ha penalizzato notevolmente, anche perché, come credo l'onorevole Cova sappia, il costo del maiale è un costo molto molto basso. Noi siamo costretti, alleviamo maiali, siamo costretti a tenere 9 mesi in stalla il maiale per portarlo a 156 kg almeno, per poter poi ottenere certo. il prodotto di una certa qualità. Quanto perché costa appunto, ad esempio al chilo? Al chilo questo salame stagionato almeno 3 mesi, 13,90 euro. 13,90 euro. E lei quanto ci guadagna di questi 13 euro? Pochissimo, però purtroppo la concorrenza è altissima. Però la qualità è diversa, mangiando un prodotto del genere. Allora io passo avanti, dopo do la pubblicità, posso? Sì. Allora, prego.
Facciamo una specie di finger food, così provate. Questo, lo, questo sì. Certo. Vai, Santeramo, che questo non la Quindi cucina. Devo usare le dita? No, ti ho preso la forchettina. Finger food? Vabbè, senti, io faccio il finger food alla Passerini. Quindi Passerini ha deciso che si usano le forchettine, noi usiamo le forchettine, no? Così mi dite la qualità. Poi tagliamo anche un pezzo del suo salame, che così glielo facciamo provare. E poi, salame, Passerini, certo, se la mettiamo a confronto la produzione. No, scherzo. Ah, mi stavo ammazzando. Sono due prodotti diversi. Com'è? Molto Sentite buono. La qualità del latte, Cova? Si cambia sente. La... Vai. Cambia la consistenza della pasta, come viene Prova, la pasta Sandro, affilata dai, anche tu che tanto uno sente di in bocca e soprattutto la consistenza e il sapore del latte. Paola? Che cambia. La materia prima è determinante sul sapore. Chi si abitua a prodotti delle aziende agricole con latte della stessa stalla non riesce più a mangiare altri prodotti importati. Claudio? Dovremmo fare un test con il pubblico, proprio mettendo dei prodotti tradizionali che arrivano dai mercati esteri e i prodotti invece nostri, dove si apprezza la differenza, per far risaltare davvero quella che è la qualità. Ci mandiamo Passerini, intanto compra la panna spray, non ha problemi Sandro a trovare certa tipologia di prodotti. Come anche l'insalata che devo prendere. Esatto. Villa? Beh, non posso che associarmi a quanto già detto, effettivamente qui si sente che c'è un valore aggiunto diverso. Allora, io do spazio alla nostra pubblicità, sai perché Sandro? Perché non paghiamo il canone. No, tu lo paghi. Sì, a Rai, ma non a Canale. Esatto, quindi benvenga il nostro spazio pubblicitario tra poco con Filo Diretto speciale. Tra poco.